Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Giuliano e su Ride. Dunque, volevo farvi vedere un po' di progressione di questo gioco, ma diventa troppo lungo, quindi vi farò vedere oggi come siamo sempre qui naturalmente con la nostra Ducati Monster. Ho guadagnato, come potete vedere, un pochino di crediti, sono circa 11.000. Mi sono fatto un 16.000 di reputazione e a questo punto andiamo a lavorare la moto più che possiamo. Allora, quello che resta da fare qui è l'elaborazione della testata superiore, in modo che riusciamo ad avere una velocità massima accettabile. Quindi andiamo a spendere questi 6.000 crediti guadagnati con il sudore. E poi, dunque, compriamo ancora un pochino d'olio, che mi aumenta un pochino la potenza dei cavalli. E lo scarico, vabbè, mi abbasserebbe un pochino il peso, ma si tratta di grammi, anzi di etti. Quindi lasciamo stare per adesso, visto che non abbiamo tantissimi crediti. Andrei ancora con la trasmissione. Sembra che potevo fare ancora qualcosa con il cambio. Sì, allora, spendendone 3.000 aumentiamo l'accelerazione. Quindi andiamo a spendere anche questi 3.000. Ci rimangono 2.000 bei creditoni. No, questo avevo già fatto tutto. Da poter per poter migliorare ancora un pochino le prestazioni. Vediamo un po' se era sulle sospensioni. Dunque, sì. Allora, con le sospensioni, ovviamente con 4.000 avrei il massimo della maneggevolezza. Volevo vedere un'altra cosa, perché io c'avevo anche qualcosa sui cerchioni, sui cerchi. Però vogliono 4.000 crediti, perché mi aumenterebbe di molto anche, no, non di molto, ma un po' sulla maneggevolezza e un pochino sull'accelerazione. Invece noi andiamo allora a questo punto a spingere, neanche tanto, insomma, su direttamente solo sulla maneggevolezza, ma comunque andiamo a 7.000 e li farei belli gialli, visto che abbiamo già messo i fili dei freni giallo. È una cosa un po' orribile, ma d'altra parte che cosa vuoi. Allora, questo naturalmente con 2.000 in più potevo arrivare a 7.2 come maneggevolezza, non serve male, ma adesso non ce l'ho, voglio subito provare questa cosa. Yes, sì, perché non, effettivamente mi costa sempre 4.000, non è che fa il calcolo di, come dire, vendo questo e acquisto questo. Quindi se avessi avuto più soldi potevo subito comprare quello, era meglio, insomma, ci avrei guadagnato probabilmente un pochino di soldi. Bene, andiamo sempre nel Naked Bike. Quindi sotto i 700 centimetri cubici. Poi magari il prossimo video vi vedremo qualche cosa. Ma intanto completiamo, come potete vedere qui ho fatto qualche gara. Completiamo questa parte, andiamo a vedere tutte le piste. Quindi ci mancava questa. Le gare Time Attack mettono alla prova la tua velocità su una specifica pista. Avrai a disposizione 3 giri e il premio dipenderà da quale tempo di riferimento riuscirai a battere. Ah, ok, quindi non c'è non abbiamo, se non mi sbaglio, non abbiamo concorrenti se non il tempo. Allora, lascio perdere la presentazione, vado subito in gara. Ah, ok, perfetto, siamo già così. Perfetto, andiamo a fare questi 3 giri e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Ok, tra l'altro mi sto buttando così in una pista che non conosco, con una moto teoricamente potenziata, quindi dovrebbe rispondere diversamente. Beh, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Ah, tra l'altro, attenzione, avevo messo il TCS completo, quello l'antislittamento, diciamo così. Che utilizzo solo all'inizio, alla parte. Attenzione, è brutta questa cosa.
alla partenza. Vediamo un po', allora, sì, basso, lo mettiamo invece medio, ok. No, allora no, era ancora medio, ok, perfetto. Vediamo un po' nel frattempo se riesco a fare qualcosa. Tra l'altro non ho guardato i tempi, 1,55 per fare il bronzo. Ah, non ce la faremo mai, qui vado indietro, torno indietro, perché ero impegnato nel guardare i tempi. Qui ci voleva più maneggevolezza della moto, comunque, se riusciamo a fare, dai, dai, vediamo quanto siamo lontani da questi tempi, eh. 55, abbiamo ancora circa 30 secondi, no, a questo punto 25 secondi per riuscire a prendere una medaglia, cosa che non ci credo assolutamente. Comunque questo è assolutamente solo il primo giro, dovrete sorbire 6 minuti in tutto. Ok. Ah no, abbiamo fatto già 1,52, quindi assolutamente abbiamo preso il bronzo e mi sono emozionato. Sono emozionato e ho fatto questa grande sbavatura. Molto bene, questo mi piace. Mi piace. Vediamo un po' allora se riusciamo a prendere un argento. Quindi andare sotto l'1,50, questo vorrebbe dire migliorare di 2 secondi e mezzo. Intanto l'intertempo dice che sono andato fuori strada e ho perso tantissimo. Comunque l'intertempo dice che eravamo in ritardo palese. Niente, vediamo se riusciamo a recuperare questa parte di tracciato. È molto più difficile secondo me concentrarsi sul tempo e riuscire anche a commentare rispetto a una gara normale, che insomma segui i... questa come l'ho presa male, mi è andata via di culo veramente la moto. E così effettivamente non riesco a capire quanto effettivamente sia migliorato la moto. Comunque vediamo un po', allora questo è un altro intertempo. Ah, ok, l'intertempo direbbe che, ma non so se siamo in vantaggio, non so se sul tempo totale o solo su questo intertempo, su questo parti di tracciato. Adesso andremo a vedere. Effettivamente sì, abbiamo guadagnato un attimino, ma oddio, sta frenando veramente tantissimo. Molto bene questa moto. Questo però vuol dire che ho frenato troppo in anticipo. E modo, ecco, potete vedere, basta veramente poco per una frenata leggera. Ma qui non ci vuole di frenare, ecco dove sono stati gli errori. Vediamo un po' se l'ultimo giro riusciamo a farlo ancora meglio. Sarebbe fantastico. Mi rendo conto di aver frenato troppo nelle curve nei due giri precedenti. Vediamo se realmente questo mi funziona. Faccio uno sbaglio. Beh, intanto qui l'intertempo migliora. Purtroppo non sta migliorando i secondi, che è quello che invece servirebbe, cioè fare almeno, mi sembra, 2 secondi meno del mio tempo migliore. Ok, vediamo un po' questo ultimo intertempo, penultimo intertempo, insomma. Sì, intertempo è l'ultimo. Vediamo un po', tanto la moto sta arrivando anche a 190 km/h, che è sempre poco, ma considerando a quanto andava prima è migliorato parecchio.
Dunque no, non c'era un intertempo lì, mi sono sbagliato, chissà che ho visto. E qui ho fatto peggio nell'ultima gara, nell'ultimo giro. Comunque, noi ci siamo presi una medaglina di bronzo, purtroppo ti danno solo due, c'è un certo credito, ma noi ci accontentiamo. Tra l'altro ci prendiamo anche un pochino di reputazione, così saliamo nella classifica mondiale. Che non sono riuscito a capire, ma dopo lo vedremo, se la classifica mondiale è in movimento oppure no. Cioè, mi spiego meglio. Per esempio, adesso noi abbiamo superato questo Peter Kowalski, che ha 15.700 di reputazione. Facendo io un'altra gara, questi numeri si muovono o sono fissi? E questo non riesco a capirlo molto bene. Oddio, non è che avrebbe molto senso in realtà, perché altrimenti come faremmo noi ad arrivare in prima posizione? Quindi insomma vabbè, una classifica un po' così, ecco, diciamo così. Ok, facciamo ancora questa gara. Alcune volte la competizione tra piloti è un richiamo irresistibile. In queste gare sfiderai un altro pilota durante un evento track day. Ah, questo è un testa a testa. Bene, nuove modalità di gioco. Vediamo un po'. Tra l'altro l'accelerazione noi ce l'abbiamo sempre 6-8. Mi sembrava che l'avevamo aumentata. Mi sbaglio, evidentemente. È evidente che mi sbaglio, se no sarebbe stato diverso. Intanto i caricamenti sempre. Oddio, non l'ho trovati anche più lunghi, in realtà. Però, insomma, diciamo che in un video dove devi commentare questi momenti così di vuoto risultano più fastidiosi del dovuto. Ok, proviamo questo testa a testa. Andiamo con la gara. Che cacchio. Allora, intanto, levami il pilota automatico. TCS alto? No. TCS medio? Sì. Allora, testa a testa, ma io chi devo. Chi devo fronteggiare? Non ho capito. Intanto qui si sorpassa il pubblico, probabilmente. Beh, il tempo da battere comunque è 30 secondi. Non capisco. Insomma, praticamente uno ci ha sfidato e io non riesco a capire dove diavolo è. Questa curva come l'ho fatta male. Comunque è davanti perché vedo nella mappa, nella minimappa a sinistra, il pallino bianco è davanti. Non so se adesso me lo selezioneranno anche se riesco ad avvicinarmi. Ah sì, eccolo là, eccolo. Ok, quindi lo stiamo. Ci stiamo avvicinando. Ah, adesso ho capito. Adesso ho capito com'è il discorso. O dunque, abbiamo un tot di tempo per superarlo. Oh, non avevo capito niente. Non avevo capito niente. Ci rimangono 15 secondi. Porca miseria, questa. Niente, ho preso anche una penalità. Ah no, la rifacciamo questa qui, ora che ho capito come funziona. Perfetto, dunque sì, ecco, lo dobbiamo superare entro per esempio, se lo superiamo entro un minuto, arriviamo. Anzi, che ci rimane un minuto di tempo ancora a nostra disposizione, prendiamo la medaglia d'oro. Se ci avanzano 30 secondi, prendiamo la medaglia d'argento. Ma no, ma c'è da ricaricare. Ho sbagliato io, dovevo fare. L'ho fatta ricaricare. E se riusciamo a superarlo nel tempo a nostra disposizione, prendiamo la medaglia di bronzo. Fantastico. Tanto dopo questo mio erroraccio non dovevo fare continuo, dovevo fare riavvia, c'era, no? Una cosa del genere, non ci ho fatto caso, mi è venuto automatico. Ok, allora intanto io devo abbassare assolutamente il TCS. Ah no, no, è meglio, perfetto. In 30 secondi non ce la faremo mai. Sì, attenzione, qui uso un reutil. In 30 secondi non credo che riusciremo
a superarlo in quanto la nostra moto è proprio molto lenta nei tempi dell'accelerazione massima e qui ci e anche nella cioè scusate sia nella accelerazione che nella velocità massima. Comunque vediamo un po', 30 secondi infatti per la medaglia d'oro sarebbe finita, però vediamo un po' se riusciamo a superarlo. Intanto questo è l'obiettivo primario entro i tempi che restano. Ok, mi sembra che siamo molto più vicini di prima a lui, però ci restano 30 secondi, non è tantissimo, dobbiamo sfruttare assolutamente queste curve dove noi siamo nettamente superiore e superiamo non solo, adesso dobbiamo mantenere la posizione. Ah ok, era solo per alcuno, ho capito, per quanto per qualche secondo. Bene, quindi ci prendiamo il bronzo, eravamo molto vicini all'argento in realtà. Comunque ce l'abbiamo fatta. Perfetto, continuiamo. E non ho guardato quanto ci siamo presi, quanti crediti e quanta reputazione. Adesso andiamo a vedere tra l'altro se cambia qualcosa nella classifica mondiale. E poi terminiamo qui il video. Allora, in realtà io quello che mi ricordo è che non era Jake Bennett quello prima di noi. Forse quindi c'è un minimo di movimento nella reputazione, non saprei bene dire. Bene ragazzi, comunque per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, e dove magari andiamo a vedere questo gruppo di pesi medi a due cilindri, che questa moto è ancora disponibile, perché in questo momento noi non possiamo ancora acquistare nessun'altra moto. Va bene, noi ci vediamo nel prossimo video, è stato bellissimo, spero che vi sia piaciuto anche a voi, mettete un bel mi piace, commentate mi raccomando e ricondividete se potete. Alla prossima, ciao ragazzi.